venerdì 10 giugno 2016, benvenuti alla nuova edizione di Good Morning Milano. Io sono Anastasia Basso e adesso vediamo le notizie principali della città. Sono iniziate le manovre in vista del ballottaggio del 19 giugno con Giuseppe Sala e Stefano Parisi a contendersi i voti degli astenuti e delle forze politiche che non hanno superato il primo turno. Il centrosinistra si dice fiducioso sulla convergenza con Milano in Comune di Basilio Rizzo e il radicale di Marco Cappato, conteso quest'ultimo anche da Parisi. Resta ancora l'incognita del Movimento 5 Stelle, su cui si vocifera di un possibile voto per il centrodestra in chiave anti-renziana. Il candidato sindaco di Noi per Milano, Niccolò Mardegan, che alle comunali ha ottenuto solo 1,11% di voti, pare soddisfatto sebbene non entrerà in consiglio comunale. Mardegan ha fiducia per il futuro e vede in Noi per Milano il seme del futuro centrodestra. La sua prossima battaglia sarà contro il referendum di ottobre sulla riforma costituzionale, schierato in prima fila dalla parte del no, mentre per quanto riguarda il ballottaggio c'è ancora incertezza sul suo voto. Nei giorni dal venerdì alla domenica e festivi e nei giorni 13, 22, 27 e 30 giugno dalle ore 14 è istituita la nuova linea 168 che collega in entrambe le direzioni Roffiera M1 e Rosario, con transito in via Risorgimento, entrata ai cancelli Gate 6, viabilità interna Area Expo, via Belgioioso, Rosario. La Caritas Ambrosiana si sta preparando all'ondata di arrivi di migranti questa estate e ha predisposto il piano E State con loro, un'iniziativa che coinvolgerà diverse parrocchie milanesi dove verranno allestiti centri di accoglienza temporanei. Il mandato è arrivato dall'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, che ribadisce la necessità di politiche di apertura verso gli immigrati, soprattutto dopo i recenti sbarchi e le ormai consuete tragedie al largo della Sicilia. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata, all'appuntamento con Good Morning Milano a lunedì.